Ciao bimbi! Prima di iniziare vi mando due meravigliosi baci e oggi ci divertiamo ad essere un po' artisti, dei piccoli artisti. Parleremo di un artista che si chiama Hervé Toulette, che si diverte molto a giocare con delle linee. Prendiamo il nostro allegato, che sarebbe l'albero di Hervé Toulette, e ci divertiamo. Innanzitutto prendiamo un cartoncino di un colore che volete voi o un cartone da recupero e lo andiamo ad applicare dietro il nostro foglio. Prendiamo sempre un po' di colla. Così lo andiamo a rafforzare perché ha bisogno di un sostegno, o anche con un cartoncino da recupero, decidete voi, e lo andiamo ad applicare in questo modo. Poi prendiamo una ciotolina, un bicchierino, e andiamo a mettere dei chicchi di riso di una poca quantità alla volta, perché dobbiamo decidere noi i colori che dobbiamo realizzare nel nostro albero. Mettiamo un po' di tempera verde, ma potete scegliere anche voi, vi ripeto, i colori che preferite, 3-4 colori. Prendete un pennellino già bagnato con un po' d'acqua e andate a colorare il nostro riso. Tutto verde lo fate diventare, un po' di riso lo fate diventare giallo, un po' blu, sempre mescolando. Poi lo lascerete ad asciugare per un po' al sole, dategli un poco tempo. E quindi andiamo a realizzare tanti bellissimi colori come la nostra primavera. Diamo il tempo di asciugare il nostro riso e prendiamo un colore a spirito, a punta grossa, un colore a matita, decidete voi, e andiamo a colorare il tronco del nostro albero. Io ripasso anche il contorno, così lo evidenzio di più. Coloriamo. Vi ricordo sempre di non uscire dai bordi, di non lasciare spazi bianchi. Appena terminiamo di colorare il nostro tronco tutto marrone, questo qui con la fantasia è un prato, no? E quindi lo andiamo a colorare con o il colore a spirito o col colore a matita, di verde chiaro, di verde scuro. Li potete anche alternare, potete fare una linea con il verde scuro, poi un'altra parte la realizzata col verde chiaro. Dopo aver terminato il nostro bellissimo prato, così nel frattempo il nostro riso si è asciugato, andiamo ad applicare la colla all'interno della nostra chioma, come se fossero dei fiori. Mettiamo un po' di colla e prendiamo un po' del nostro riso colorato e lo applichiamo all'interno delle nostre sagome. Un altro po' di colla, ora vi faccio vedere. Prendiamo il riso blu, faccio vedere, vedete, quindi realizziamo la chioma del nostro albero pieno di colori. Se volete fare anche una cornicetta per evidenziare la vostra opera d'arte, potete anche applicare delle striscette nel modo di far fare praticamente una cornicetta. Vi faccio vedere il mio come verrà realizzato. Quindi questo è il nostro albero di Hervé Toulette. Ciao bimbi, divertitevi!